Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival 2018, in compagnia di Sandro Joyeux. Adesso dai, ci facciamo correggere perché è una cosa... Joyeux, Migrant. Giusto. Praticamente ti esibirai qua questa sera, secondo la scaletta è previsto alle 23, vedremo se sarà così. Ci puoi descrivere un po' la tua musica? È un concerto in 8 lingue, 9 lingue, dialetti africani per la maggior parte, ma anche francese, inglese, italiano e anche qualche lingua del Pakistan che si chiama Urdu. E quindi proponiamo questo viaggio nel vasto mondo in un'ora e mezza, in queste 10 lingue, 10 dialetti, con un percussionista africano che viene dalla Costa d'Avorio, un batterista napoletano che sta a Parigi, un francese che sta in Italia, il bassista di Napoli e il sassofonista di Venosa che è in Basilicata. Aprite praticamente le porte a un mondo, cioè una cultura e soprattutto una musicalità, penso, della lingua unica. È il caso di dire come quest'anno, insomma, c'è il banner del Cleto Festival, apriamo i porti, in questo caso vale anche per abbattere le frontiere linguistiche, musicali, perché la musica unisce. Certo, la musica unisce perché è un linguaggio universale, quindi non servono le parole, basta la musica a se stessa per comunicare emozioni. E poi comunque anche questo fatto nelle lingue, io sono molto duro, severo e esigente con il pubblico perché ho voglia che canta anche lui in questi dialetti strani e magari è un modo anche per lui per arricchirsi e studiare cose nuove. È difficile, diciamo, imparare una nuova lingua o basta magari semplicemente affiancarsi a delle persone che magari sono diverse culturalmente e diventare, diciamo, anche noi culturalmente più elevati rispetto magari all'italiano, che è una lingua in certi casi non imparata veramente? Ma l'italiano non esiste, cioè, per quanto ho capito io dall'Italia. Nel senso che spesso chiedo ai miei amici di parlarmi italiano, cioè, ma pure i romanacci, capito? Il dialetto allora? No, ma nemmeno, perché non è che parlano proprio dialetto, hanno proprio quella pronuncia, cioè ogni regione ha la sua pronuncia, però infatti gli dico, gli sfotto sempre, parlami italiano. Ah, se ne andiamo, non ho capito, dobbiamo andarci. E quindi è molto divertente. Sì, ci vogliono sempre i maestri per imparare. Io ho molti amici senegalesi, maliani, Costa d'Avorio, che mi danno le lezioncine, capito? Ci potresti dire in una lingua che vuoi tu, venite al Cleto Festival. L'italiano lo sappiamo, facciamolo in qualche altra lingua. Venite al Cleto Festival. Naya Cleto Festival, questo è Bambaranna, e vieni. Ya è qui. Cleto Festival. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto Festival 2018.